Diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, il giornalista e scrittore Giulietto Chiesa. Benvenuto qui a Segnali di Vita. Buongiorno. Lei recentemente ha iniziato un nuovo progetto che è appunto Pandora TV, una nuova televisione, una web TV che poi si allargherà anche all'interno del circuito delle TV locali. Se lei ci dicesse qualcosa riguardo a questo tipo di progetto, all'importanza di Pandora TV e soprattutto di questo nuovo modo di fare comunicazione. Sì, è un'idea perché non se ne può più di questa informazione fasulla, bugiarda, manipolata e scandalosamente non veritiera, oltre che indecentemente volgare. Bisogna trovare il modo di parlare con milioni di persone che non sanno nulla. Io giro per le strade, parlo con la gente, mi accorgo che quasi nessuno si rende conto di che cosa sta accadendo, l'informazione che viene data è o nulla o falsificata, quindi bisogna cercare di fare qualche cosa di alternativo sul serio. Allora, Pandora TV adesso, per adesso è sul web ci sono milioni di persone, se riusciremo a farci sentire da milioni di persone faremo vedere che cosa davvero accade con i mezzi di cui disponiamo. Naturalmente non siamo ricchi, non abbiamo molti inviati speciali, però abbiamo per esempio RT, che è Russia Today per l'appunto. Noi prenderemo molti materiali da Russia Today perché sono ottimi materiali informativi e naturalmente li sceglieremo, li faremo vedere. E poi l'altra cosa che vogliamo fare, altrettanto importante, è quella che io chiamo Vox Populi in latino, la voce del popolo. Bisogna avere un canale per il momento sul web che consenta alla gente di parlare, di dire, di rivelare se stessa, di discutere dei suoi problemi. Quindi noi vogliamo fare non una televisione tradizionale che mostra dall'alto ciò che noi riteniamo giusto e vero, non è sufficiente perché noi potremmo anche sbagliare. Ci vuole una televisione e un modo di comunicazione in generale in cui la gente sia in grado di parlare e di raccontare ciò che fa nel bene e nel male. Questa è la televisione che io voglio fare, della televisione che se ci riusciamo faremo, ma naturalmente tutti devono sapere che per essere liberi per fare queste cose bisogna non avere finanziatori, o meglio, bisogna avere un unico finanziatore che è il popolo. E quindi io fra qualche giorno uscirò con una richiesta a tutti: datemi 5 euro, datemi 10 euro, 5 o 6 caffè della vostra vita di questo anno, datemi 4 soldi perché io possa raccogliere mezzi sufficienti perché questa televisione esista, lavori, stabilisca un rapporto con i territori, con la gente normale e cominci a raccontare l'Italia normale, o meglio, l'Italia delle persone oneste che vogliono la pace. Questo è il mio discorso, la mia proposta, e sono sicuro adesso che ci sono milioni di italiani che questo lo vogliono. Il problema che io ho in questo momento è come raggiungerli. Vedo che voi mi avete dato modo di raggiungerne una parte. Bene, vi chiedo a tutti, quando fra pochi giorni apriremo il conto corrente per sostenere Pandora TV, datemi una mano e sarete più liberi di come siete stati fino ad ora. Quanto il sistema informativo, ritornando al discorso di Pandora TV, soprattutto quello televisivo, condiziona le scelte, il sentire, l'educazione della popolazione? Le condiziona totalmente. Solo pochi sono in grado di liberarsi dalla manipolazione, che è una manipolazione molto sottile, non è solo una fatta di bugie che vengono raccontate durante i telegiornali, questo è niente. L'informazione in un palinsesto televisivo è siano al 5% di tutto il flusso comunicativo, il resto è rappresentato da pubblicità e intrattenimento. È lì che passano le idee, è lì che sono stati cambiati gli uomini, è lì che è stata trasformata l'umanità in un consumatore compulsivo, è lì che ci hanno istupidito tutti. E quindi bisogna fare un'altra comunicazione che sia democratica, che sia fatta per il bene di tutti. Insomma, ritengo che la comunicazione sia un bene comune. Chi se la prende in mano deve essere un rappresentante della volontà popolare, deve essere lo stesso popolo. E invece purtroppo abbiamo una situazione in cui coloro che hanno il potere e l'informazione sono spesso ignoranti e sicuramente non sono onesti. Quindi bisogna rovesciare come un guanto il sistema informativo e cominciare a far vedere che cosa c'è per davvero dentro. A proposito di sistema informativo, uno degli argomenti di cui non si parla veramente mai in Italia è legato al MUOS. Lei recentemente ha detto che si tratta di un laboratorio tecnico, militare e politico rispetto alle future guerre e al futuro stesso della guerra. Potrebbe spiegare che cos'è il MUOS e perché in Italia non se ne parla? Del MUOS sappiamo alcune cose. Esiste da diversi anni questa base, ci sono 37 antenne che servivano essenzialmente per lo spionaggio elettronico e per varie altre operazioni di rilevazione. Non sappiamo tutto.
tutto, ma adesso la svolta è stata radicale. Sono state costruite 3 nuove parabole, gigantesche parabole, che secondo molti tecnici che le hanno viste, conoscono come funzionano, lasciano pensare ad armi di nuovo tipo, tali che possono per esempio annichilire o bruciare in una frazione di secondo i satelliti che orbitano attorno alla Terra, e cioè accecare il nemico, accecare le possibilità dell'avversario di anticipare le tue mosse, eccetera. Cioè si tratta di armi di aggressione vera e propria, di armi da combattimento, in più per giunta di nuovo tipo, intendo dire. Per giunta questa base militare è come un forno a microonde, perché emette fasci di raggi a bassa frequenza che sono pericolosissimi, e altri raggi ad alta frequenza, ad altissima frequenza, che sono anch'essi pericolosissimi per la salute dei cittadini. Bene, intorno alla base ci sono, almeno in un raggio di almeno 30 chilometri, decine di migliaia di persone, di bambini, di anziani, di lavoratori in generale, che vivono in condizioni di altissima, secondo il giudizio degli esperti, pericolosità ambientale. Cioè la base è stata creata senza tenere minimamente conto delle condizioni di vita delle persone che vi vivono intorno, ed è l'unica delle 4 basi del sistema MUOS che sia stata collocata così vicina ai centri abitati. Quindi la questione è doppia: è che con il MUOS la Sicilia diventa il primo bersaglio di una guerra; 2, la seconda è che con quella base moriranno di cancro, di leucemia e di altre malattie migliaia di persone che adesso ancora credono di vivere in modo sano e invece in realtà sono già attaccate quotidianamente dagli effetti di queste onde elettromagnetiche che sicuramente producono danni all'organismo umano. Lei ha parlato appunto di queste nuove armi relative a nuove tipologie di guerre, guerre elettromagnetiche, guerre che si combatteranno con armi non letali di diverso tipo. Oggi però assistiamo appunto ad una crisi, quella ucraina, in cui ancora la paura del nucleare, soprattutto l'importanza strategica dell'arma nucleare c'è, e secondo lei per quale motivo? Perché queste nuove tipologie di armi, nuovi generi di armi ancora non sono stati sviluppati abbastanza per comunque poter portare delle reazioni simili a quelle delle armi nucleari? Sì, con certezza. Si sa che sono in corso sperimentazioni di nuove armi che possono sicuramente, per esempio, influenzare il clima su larga scala, sul campo avversario. Ci sono documenti ufficiali che dimostrano che gli Stati Uniti hanno già fatto un piano che da qui al 2025 deve consentire loro di avere un controllo totale sul clima del pianeta. Questo si sa. Ci sono esperimenti di altro genere che stanno provocando gravi deformazioni nella struttura dell'ozono che circonda la Terra. Addirittura ci sono scienziati americani che dicono che bisognerebbe eliminare l'ozono attorno alla Terra. Siamo alla follia totale, nel senso che viene dimenticato il principio di precauzione. Nessuno sa che cosa stiamo facendo e quali effetti a lunga e media scadenza possono essere provocati. Quindi si tratta di decisioni irresponsabili fatte dai militari americani, che vanno in una direzione che è contro l'umanità in generale. L'altro discorso è che ci sono sperimentazioni ancora più pericolose, secondo cui è possibile provocare terremoti a distanza. Io sono di questo largamente convinto da tempo, ma l'unica cosa che non è ancora chiara è se sono riusciti a puntare questi strumenti, cioè per fare una efficace, diciamo così, operazione di annullamento di intere zone attraverso terremoti procurati artificialmente, cioè innaturalmente. Quindi noi siamo entrando in una fase in cui l'equilibrio nucleare è solo una piccola parte della rottura degli equilibri della, diciamo così, della reciproca distruzione assicurata che vivevano al tempo della guerra fredda. Adesso siamo già molto oltre, e cioè siamo in una situazione di enorme e grave pericolosità. Quindi nonostante la messa in ridicolo di argomenti tipo la geoingegneria o le scie chimiche, si tratta di realtà esistenti, cose veritiere dal suo punto di vista? È tutto vero, l'unica cosa è che non sappiamo esattamente fin dove si sono spinti questi pazzi, e quindi una delle battaglie da fare è costringerli a venire allo scoperto. La geoingegneria non è più un dubbio o un'ipotesi, la geoingegneria è una operazione in corso su grande scala, su grande dimensione, in termini militari, cioè è chiaro che si tratta di aerei militari. Dunque non c'è dubbio che qualcuno paga, ed è una ricerca segreta che viene pagata dai contribuenti, che non sanno nulla di ciò che si sta facendo. Tutto questo in nome della superiorità militare sugli altri. Questo è quello che si sa con molta certezza, è già evidente. Dobbiamo soltanto scoprire esattamente cosa stanno cercando di fare.
Lei ritiene possibili futuri scenari di quelle che vengono definite cosiddette guerre psicotroniche, quindi armi psicotroniche? Sullo psicotronico non saprei dire, però diciamo da poco più che dilettante in fisica, io credo di poter fare un'associazione molto semplice. Ci sono con certezza onde di molto bassa frequenza, si chiamano ELW, Extremely Low Frequency, frequenze estremamente basse che possono incrociare le frequenze estremamente basse del cervello umano. Sappiamo che nel cervello umano funziona con onde di estremamente bassa frequenza, ELF. Ipotizzare che si possono creare onde, vibrazioni, diciamo così, nello spazio attorno a noi che vanno ad accoppiarsi, la parola forse non è esatta, ma insomma che vanno a incidere con le stesse frequenze del funzionamento del cervello umano, si può immaginare che queste frequenze producano mutamenti nel modo di pensare, nel modo di vivere del nostro organismo, provocando o sonnolenza oppure stati ipnotici di vario genere. Io non sono un esperto, ma grosso modo so che cosa vuol dire risonanza. Quando due frequenze entrano in risonanza, vuol dire che una delle due influenza l'altra e la amplifica o la riduce. Queste cose sono cose che si stanno già studiando e sappiamo perfettamente che si studiano. Tra le altre cose, una delle antenne del MUOS siciliano è stata attentamente esaminata dagli esperti che hanno concluso che si tratta appunto di una torre che è in grado di produrre onde di ELF, cioè Extremely Low Frequencies, frequenze estremamente basse. Quale sia la sua portata io non lo so, in quali posti arriva io non lo so, ma per esempio è molto probabile che alcune di queste armi possano essere concentrate sui sistemi di comando degli aerei avversari, parlo di aerei militari. Quindi tutte queste ricerche sono nell'ambito della ipotesi credibile, solo che noi non sappiamo chi le sta facendo, come si stanno facendo e quanto tempo avremo prima di vedere in funzione questi prototipi che vengono costruiti. E su questo noi la ringraziamo per la disponibilità e per la pazienza e per aver risposto a tutte le nostre domande. Grazie. Bene, buon lavoro.